dare a un lettore la possibilità di essere indifferente, di non cogliere l'informazione che c'è dietro, la profondità del dolore che c'è dietro con l'immagine. Perché se uno sfoglia il giornale rapidamente, non si accorge neanche di aver accostato due immagini completamente diverse e di averle fatte diventare qualcosa di simile. Quindi trovo veramente incredibile l'insensibilità di aver trattato quella foto in quel modo, proprio nei giorni in cui ci si chiedeva se pubblicarla o non pubblicarla, l'hanno pubblicata all'interno, non in prima pagina, commettendo però un gravissimo errore, una gravissima mancanza di rispetto verso questo bambino. E il segreto per vincere questa indifferenza è quello di andare oltre, di non sfogliare il giornale velocemente ma di fermarsi, di guardarla quell'immagine, di cercare di capire qualcosa che ci tocca dentro, qualcosa che ci deve avvicinare, che si chiama empatia, si chiama sentirsi partecipi di un dolore. La tragedia dei migranti purtroppo viene sempre trattata, ed è quello uno dei motivi per cui ho scritto questo romanzo, in maniera che non ci rende vicini, non ci rende partecipi. A me, io da lontano l'ho sempre vissuta in questo modo. Gli articoli che leggevo sul giornale o che ascoltavo su internet o guardavo al telegiornale sono sempre stati trattati con dei numeri, ci sono i 10 morti, i 100 morti, 300 morti, 800 morti, però non c'è mai l'idea vera di cosa significhi questo numero, non c'è dietro quasi nulla, perché di quelle persone non c'è una storia, non c'è un viso da ricordare, non ci sono foto.